puntata sugli anime e per quest'oggi, scusatemi, ma c'è un gatto che si sta strusciando palesemente contro la telecamera. E quest'oggi volevo parlarvi di Seven Deadly Sins, i sette peccati capitali. È un anime che ho trovato su Netflix, ma guarda caso, e l'ho cominciato così tanto per fare, in un momento in cui guardavo solo anime, e devo dire che l'ho adorato, ragazzi, è veramente molto bello, fatto bene. E ultimamente è uscito anche il film sempre su Netflix, perciò ve ne volevo parlare, l'ho visto ieri sera. È un film in linea con lo stile dei sette peccati capitali e devo dire che aggiunge sempre qualcosa alla storia del film, no? Come in Dragon Ball, che c'è l'anime e poi ci sono i vari film che integrano, comunque sono sempre piacevoli da vedere. Seven Deadly Sins praticamente parla di questi sette cavalieri che sono stati rinnegati perché si dice che abbiano commesso un gravissimo peccato, ovvero quello di uccidere il supremo cavaliere dell'ordine. Si sono nascosti in giro per il mondo finché la principessa non va a cercarli. Li va a cercare perché il regno è in pericolo. Il regno è in pericolo perché i cavalieri dell'ordine si stanno cercando di appropriare appunto del regno, uccidendo il padre della principessa e uccidendo tutti quelli che non sono d'accordo. Perciò la principessa parte e va a cercare appunto i cavalieri. Il primo che trova è Meliodas, che si è dato, che è il praticamente il capitano dei Seven Deadly Sins, e si è dato a fare il barista fondamentalmente. Ha aperto questa taverna itinerante su un maiale gigante e ha un maialino parlante come amico. Niente, lei arriva alla taverna, lui è il classico... No, non è vero, sto scherzando, non è il classico niente. Voi vi aspettate che il capitano dei Seven Deadly Sins sia alto, possente, in realtà è un nano biondo con delle manie da pervertito tipo genio delle tartarughe. Sì, continuamente palpeggia la povera principessa Elizabeth e vabbè. Meliodas è un tipo un po' particolare perché è un mezzo demone, o meglio, è un demone a tutti gli effetti, ma cerca di soffocare questo lato di se stesso, almeno ci prova, non sempre ci riesce. Vabbè, comunque, come capitano lui accetta di aiutare la principessa e insieme intraprendono la ricerca degli altri peccati. Ogni personaggio ha un peccato e viene spiegato nel corso dell'anime per quale motivo è stato dato loro questo peccato. Meliodas è il drago dell'ira e si capisce molto bene perché. Praticamente gli viene attribuito il delitto di aver fatto praticamente saltare in aria un'intera città. Poi piano piano si capisce perché, viene spiegato il suo passato, ci vengono date molte informazioni, non ci vengono date tutte insieme, cosa che ho apprezzato molto, perché crea sempre un po' di suspense. Piano piano i pezzi del puzzle si ricompongono ed è veramente molto bello. Lo stesso viene fatto per gli altri peccati capitali, ce ne sono appunto 6. Non tutti vengono recuperati nella prima stagione, l'ultimo lo abbiamo con la seconda stagione. Va bene, ognuno di loro ha una storia e una motivazione per cui gli è stato affibbiato un peccato particolare. Niente, il mio preferito devo dire che è Ban, perché, vabbè, a parte perché è molto divertente, è un personaggio veramente irriverente, particolare, praticamente lui è immortale, ha acquisito l'immortalità e muore continuamente, ma rinvivisce sempre. Rinvivisce si dice? Non credo. Ma va bene, resuscita sempre, resuscita continuamente, viene spiaccicato, squartato in mille modi diversi, ma lui torna sempre in vita. Poi abbiamo Diane, che è una gigantessa, e praticamente è innamorata di Meliodas, cioè una specie di intrigo amoroso. Niente di che, in realtà è molto, l'amore c'è, ma non è una storia d'amore, non è piccoli problemi di cuore, ci sono tutti gli intrighi. È molto bello anche per questo, perché l'amore c'è, si sente, si vede che si formano le coppie, però non è
così pesante da dire mamma mia che noia, no, c'è sempre molta azione, botte, schianti, squartamenti, sangue, è molto bello, non è pesante come anime, anzi è molto leggero nonostante comunque sia sempre guerre, la gente muore di continuo. La prima stagione devo dire che me la sono vista tutta in un fiato, molto molto bella, ma la seconda stagione secondo me è ancora più bella, incredibile, perché di solito le seconde stagioni non sono mai un granché. In realtà invece viene introdotto un nuovo nemico che praticamente sono i 10 comandamenti e sono demoni che vengono riportati in vita, però vengono fatti tornare dal mondo dei demoni dove erano stati confinati da... non ve lo dico, non vi voglio spoilerare niente perché, cioè, in realtà vi sto spoilerando troppo, non voglio spoilerarvi ancora di più, comunque vengono riportati e sono stra super mega forti. E qui scopriamo, con il loro avvento, scopriamo un sacco di cose su Meliodas, cose che sì, magari uno intuiva ma che non aveva mai capito fino in fondo. Con l'avvento dei 10 comandamenti invece scopriamo una grande parte del passato di Meliodas che fino a quel momento c'era stata preclusa. Abbiamo anche una cosa che secondo me potevano fare a meno, ovvero Re Arthur che comanda Camelot. Forse ce la potevamo evitare questa cosa, almeno per quanto mi riguarda è un po' forzato l'introduzione di Camelot, o meglio è un po' mainstream, ok, perché comunque la leggenda di Re Artù, Camelot e bla 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 è sempre molto scontata. A me piace tantissimo, ho letto un sacco di libri su Camelot, ho guardato Merlin, ho guardato Le Nebbie di Avalon, che c'è anche il libro, però devo dire che forse in questo contesto non ci stava benissimo. Però vabbè, devo dire che non appesantisce troppo la storia, cioè nel senso che non distoglie troppo l'attenzione poi da quello che è il vero protagonista, ovvero Meliodas e i 7 peccati capitali. C'è questa parte di Camelot, però dai, va bene. Tra l'altro Artù va in giro con un gatto sulla schiena, sulla spalla, e non si sa ancora per quale assurdo motivo, quando fa l'upgrade, perché praticamente vanno ad allenarsi per sconfiggere i 10 comandamenti, lui esce fuori con un gatto e non si sa ancora perché. C'è chi torna bambino, c'è chi, insomma, succedono cose un po' particolari. La trama è strutturata molto bene, nel senso che comunque ha un filo logico, non è che di punto in bianco appaiono nemici a caso, cioè la prima stagione e la seconda stagione sono collegate, sono inscindibili, abbiamo dei personaggi della prima stagione, ne arrivano altri, ma si intersecano alla perfezione. Una cosa un po' particolare sono i dialoghi. Negli anime, probabilmente a causa della traduzione, perdiamo sempre qualcosa, a volte i dialoghi perdono un po' di sostanza, però devo dire che regge abbastanza bene. Ho visto degli anime in cui c'era una traduzione che te dicevi ma che cavolo c'entra questo discorso? Invece qui sì, a volte ci sono, ma non sono troppi, e devo dire che hanno intrecciato le storie dei personaggi principali dei 7 peccati capitali, le hanno intrecciate molto bene con la trama, in modo che comunque anche quando fanno puntate in cui parlano esclusivamente di una cosa successa nel passato, ti spiega cose che accadono nel presente in maniera più profonda. Perciò vi consiglio tantissimo di vederlo. Lo trovate su Netflix e guardate anche il film che è uscito adesso, perché anche quello è fatto molto bene. Addirittura abbiamo un regno dei cieli con un altro Meliodas, e non un altro Meliodas ma un suo sosia e un sosia di Elizabeth. È molto bello anche qui, e abbiamo i Cavalieri Neri che sono il nemico che affrontano nel regno dei cieli, e praticamente anche qui è un pezzetto della storia dell'anime, cioè non fondamentale, però si intrinseca molto bene, spiega due o tre cosette, tipo che il clan delle dee si è estinto e i celesti sono, diciamo, i suoi discendenti, quindi non è che si è annullato totalmente il clan delle dee, e praticamente altri nemici che fanno parte del passato di Meliodas. Quindi, a me è piaciuto molto, sto aspettando la terza stagione
con trepidazione, devo dire, quindi sono contenta che mi abbiano fatto uscire un film per calmarmi un attimo. Per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete visto, se vi è piaciuto soprattutto, se la pensate come me. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao!